bentornato dopo una lunga pausa estiva. Spero che anche voi abbiate passato delle bellissime vacanze. In questo video vi propongo un'idea regalo carinissima e semplicissima da realizzare. Quante volte vi è capitato per un matrimonio o in un'occasione importante di regalare dei soldi semplicemente in una bustina bianca con il vostro nome? Oggi vi propongo un'idea un po' più carina ed originale, che è questa qua, il biglietto regalo, che apparentemente è un semplice biglietto di auguri. In realtà, una volta aperto, ta-da! Ci sono i soldini. Una semplice banconota con un po' di nastro può diventare una borsina davvero preziosa. Vi lascio al tutorial dove vi faccio vedere come poter realizzare questo biglietto regalo. A dopo! Per realizzare questo bigliettino regalo, innanzitutto ci serve del cartoncino, del colore e della dimensione che più ci piace. Basterà poi piegarlo in due e così avremo il nostro bigliettino. Ogni lato dovrà essere 5 mm circa più piccolo rispetto a ogni lato della busta dove verrà inserito il biglietto. In questo modo sarà più facile inserire ed estrarre il biglietto dalla busta. Poi ovviamente ci serve la banconota che vogliamo regalare, due graffette colorate, una matita, del nastro, io ho preso questo di organza, poi ancora ci serviranno delle decorazioni. Io in questo caso ho scelto dei fiorellini di feltro che sono facili da realizzare, molto carini. Poi ancora ci servirà un taglierino e della colla. Io in questo caso uso la colla a caldo, ma voi potete utilizzare qualsiasi colla vi piaccia. Prendiamo adesso la nostra banconota e la posizioniamo più o meno qui al centro. Con una matita tracciamo due linee, una che inizi un centimetro dopo questo lato della banconota e la facciamo più o meno di un centimetro anche lei, così, e un'altra qui dopo un centimetro a partire da questo lato della banconota e anche lei più o meno di un centimetro. Con l'aiuto del taglierino tagliamo lungo le linee tracciate. Adesso con una gomma cancelliamo la matita. Prendiamo adesso le nostre due graffette ed inseriamo la parte più corta nelle fessure che abbiamo creato. Adesso prendiamo il nostro nastro che ci servirà a formare il manico della borsina. Quindi decidiamo quale lunghezza tagliare, più o meno così. Con l'aiuto della colla a caldo sono andata ad incollare i due capi del nastro in modo da formare il manico della borsina e poi come decorazione ho deciso di incollare anche uno dei fiorellini ad una delle graffette. Adesso prendiamo la nostra banconota e la inseriamo sotto le graffette andando a coprire i due capi del nastro. Ed ecco pronta la nostra borsina regalo. Adesso ci occupiamo di decorare la parte frontale del nostro biglietto. Una volta ultimato il bigliettino, con una penna magari colorata potrete andare a scrivere un pensierino e le vostre firme e il regalo sarà pronto. Vi ricordo che per non perdere i prossimi video basta iscriversi al mio canale cliccando qui. Vi invito a mettere mi piace e a condividere il video con i vostri amici e vi do appuntamento alla prossima creazione. Ciao!